Eccoci qua col mio bellissimo cappello che starà fermo? Sì. Era meglio il cerchietto del cappello, ma va bene lo stesso. Se, così sono un elfo. Va bene lo stesso. Perché mi hanno passato i capelli davanti. Buon salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video e buone feste. Non so quando uscirà questo video, ma va bene lo stesso. Allora, posso fare? Allora, questo qua sarà un video, un mini video acquisto. Allora, ho parlato in un altro video che non so quando uscirà, se prima o dopo questo, che avevo acquistato un profumo, perché ha tre cose da Ticotà, che se lo stesse chiedendo, da, non Ticotà, scusatemi, da Lilla Poise, mi confondo sempre, ma ce la posso fare. Allora, tiro fuori prima tutto. Ok. Sì, sono in una busta che non c'entrava nulla. Allora, la prima cosa che ho acquistato, che è... È una cosa che uso tantissimo, non l'ho ancora utilizzata, ma la userò. Allora, io adoro gli scrub e quindi ho preso questo qua. Allora, diciamo che le cose sono miste. Ho preso un po' da Dicotà e un po' da Lilla Poise. Ecco perché non capivo bene. Allora, questa, se non sbaglio, l'ho presa da Lilla Poise, da Dicotà, che è uno scrub Sisal Body e Beauty. Talasso Scrubs, un piacevole rinnovamento cutaneo, una pelle vitale e luminosa, con burro di karité, estratto di guarana e olio di argan, e sfoglia e rigenera la pelle. Infatti sono molto curiosa, ce n'è tantissimo dentro. L'ho pagato veramente poco, tipo 1,20 euro, se non sbaglio. Però ce n'è davvero tanto, cioè io non ne uso così tanto. Cioè, l'unica cosa che non capisco perché lo fanno le linguette per aprirlo al contrario, perché io lo vorrei appendere nella vasca. Poi penso perché la gente dice, poi se lo tagli da qua questo pezzo se ne va, ma io non posso appendere la testa in giù. Non avrebbe senso. Comunque, parte ciò, parte dilemmi della vita mia. Sono curiosa di provarlo, poi vi farò sapere come mi trovo, ok? Questo lo faccio vedere. È una bustina bella. Ci farebbe un ottimo sembrare, solo che è molto grumoso. Comunque, praticamente, un trattamento di bellezza rinnovante e rivitalizzante. Prendersi cura della pelle giorno dopo giorno, grazie a un'esclusiva sinergia di attivi, il sale marino consente una piacevole azione sfogliante. Già, cioè, questo sale marino mi piace. Vabbè, l'olio d'argan, mentre gli estratti di caffè verde e guaranà danno proprietà rivitalizzanti e tonificanti, donando una piacevole, ce la posso fare, sferzata di energia. Vabbè, parla della pelle, poi bla bla. Vabbè, come si utilizza, penso lo sappiamo tutti. Fino a 3 volte a settimana, così ti cade tutta la pelle. No, io lo faccio massimo 1 volta a settimana, massimo 2 quando cerco di togliermi l'abbronzatura che non ci sono ancora riuscita del tutto. Però adoro tantissimo gli scrub, questo qua lo proverò, vi farò sapere com'è. Poi, qua ho una busta illimitata di balsami per capelli. Come potete vedere, i miei capelli si stanno piano piano un po' decolorando, non più di tanto però. Io uso tantissimo queste creme perché non uso i balsami, uso queste maschere. Le ho messe qua dentro perché se no le perdevo. C'era stato lo sconto da Lilla Poise. Allora, l'ho preso per ogni tipo. Allora, ho preso di nuovo questa, che è almeno grano e serve per i capelli proprio colorati. Infatti la uso quando magari faccio il colore da poco, che mi trovo molto bene. Melograno, non ha un grande odore, non mi fa impazzire, però il suo compito lo fa. Poi ho preso, costano tutte 75 centesimi, normalmente costano 99 centesimi, non è che è tutto sto sconto, però comunque. Poi ho preso questa qua, il kiwi, sempre della Vital Care, che invece questa qua la uso quando è da tanto che non mi lavo i capelli, perché anche come balsamo. Se per i capelli fragili, spenti, uccisi, mortificati, praticamente ha anche una. Gli dà una sorta di vita ed è anche fortificante, quindi vi toglie anche la forfora. Vabbè, ovviamente non lo metto nella cute, io la crema la metto fino a qua, più o meno. E poi la pettino, ovviamente. Poi quello che adoro tantissimo per l'estate è questo, al cocco. Adoro l'odore. E più zenzero che non si sente un cavolo per capelli normali e secchi. Addolcente sempre fortificante. Questo lo usavo moltissimo in estate, me lo portavo anche in piscina perché è quello più facile da utilizzare. Non è troppo grasso,
ha comunque un odore molto estivo, mi piace molto e lo uso nell'intermezzo, quindi tra un lavaggio e l'altro. Quando faccio invece la tinta, oppure ho tanti nodi, questo io odio il mango, però l'odore mi piace tantissimo. E questo qua, non so, per tutti i tipi di capelli, è nutriente e ristrutturante ed è veramente l'uso dopo la tinta. O magari quando devo farmi, non so, la piastra, la piega. È fantastico. È proprio burroso, è molto. Soprattutto quando ho i capelli che magari fanno schifo, tutti pieni di nodi. O magari in estate, ad esempio, lo usavo magari quando tornavo dal mare. Perché magari ero di corsa in spiaggia, magari sì, mi ci acquavo tutto, però i capelli erano tutti secchi. Usavo questo. Questo ne uso un po' di meno perché è molto burroso. E se mettete in posa per un bel po' di minuti vi scioglie tutto. Nodi, capelli. Cioè proprio la punta dei capelli, anche se fate la deco, ritorna ad essere decente. Non so come faccio, ma questo l'adoro. Anche se l'odore non mi fa impazzire, però. Lì alla fine penso che conti anche molto. L'altra volta mi hanno usato i capelli, non capivo l'odore da dove arrivasse. Perché era così che ne usavo. Poi era l'odore dei miei capelli. Perché ho usato il balsamo. Questi qua tutti e tre li ho pagati, 75 centesimi l'uno, normalmente costa 99, è rarissimo trovare questo a 75 centesimi perché il cocco va con me, il pane, anche se mi trovo bene con tutti gli altri, ripeto, contate che con uno solo io ci faccio due maschere, quindi i capelli ce l'ho lunghi, non ce l'ho corti, anche perché ripeto, le maschere non si mettono sulla cute, cioè li pettinate, magari se vedete che i capelli sono molto crespi, tipo quello lì al cocco, quello al vangolo. Pettino più volte per sciogliere tutti i nodi, anche se va su un po' sulle radici non succede nulla, però dovete sciacquare benissimo. L'altra cosa che ho comprato è stato questo profumo che purtroppo non ho potuto annusarlo. E la tipa mi ha detto, sì, sa di cocco, c'è scritto Ribes e cocco. Non sa di cocco. Continuo ad annusarli sento solo le Ribes. Poi c'è scritto con Aloe Vera Gel Bio, quindi già questo. Diciamo che come profumo per il corpo mi fa schifo. Infatti lo uso come profumo per l'ambiente. Tanto non l'ho pagato caro, l'ho pagato tipo manco 3 euro, perché era scontato. Tra l'altro mi hanno regalato un blocchetto di sconti che non vi farò vedere, perché li userò per fare i regali di Natale. Alcuni, non tutti. Da Lilla Pois, dove appunto tra il Black Friday e il Natale ci sono degli sconti molto, molto fighi. Tipo già questo qua se ne compro altri sperando che non puzzino, la prossima volta mi metto di nascosto ad annusarli. Oppure li spruzzo, non lo so, proprio per non lasciarci il moccolo addosso. Dovrei mettere dei piccoli tester perché sinceramente uno era l'ultimo rimasto, ho pensato magari sarà buono, fa cagare. Lo uso come spray per l'ambiente, intanto poi l'odore dopo un paio di minuti va via, quindi potete capire. Però me lo spruzzino me lo tengo per quest'estate. Poi ho preso un'altra cosa, questo qua, che avete già visto in un altro video. Mi sono trovata molto bene. È lo stesso che ruota così. Questo qua ho scoperto che si deve usare con dell'olio della crema, ovviamente, ma io sono deficiente. L'ho preso perché mi piaceva tantissimo. L'unica cosa che intanto questi gommini si spostano, però. Ovviamente non ho ancora trovato la mia spazzola lì. Non è proprio una spugna per la schiena, però. Cioè, questo qua mi piace tantissimo. E lo userò sempre in ASMR. Lo dico sempre, ma ce la farò a fare l'ASMR questo coso. Perché vorrei che il mio ragazzo lo usasse su di me per fare tipo così. Guardate la foto, mi sono venute le bolle, non facciamolo. Quindi lo uso per rilassarmi a volte. Anche se sul rumore, non so, devo cercare di non fargli fare un rumore troppo brutto per gli ASMR, perché se scricchiola non è bello. Questo qua, se non sbaglio, non mi ricordo quanto l'ho pagato. Non tanto, forse 1-2 euro. Non mi va tanto, anche perché il legno. Ce n'erano di anche più belli, però ho detto, visto che lo userò per farci un video, non prendo chissà che cosa. Poi vorrò prendermi però una cosa molto bella, a parte la spugna, il guanto di crine. Ho trovato che ci sono, anche nella mia lista Amazon, ci sono praticamente dei confezioni di regalo con dentro le cose tipo scrub, che ne so, doccia oli, queste cose qua con dentro anche il guanto di crine o pure la spugna per grattarsi anche, lì per lavarsi. Quindi volevo prendermi la spugna, magari se qualcuno me la regalerà io l'accetto volentieri dentro il pacchettino, se no me la comprerò pure io. Perché mi piacerebbe usarla, perché dicono che comunque se non usi sempre gli scrub, il guanto di crine aiuta per sfogliare la pelle, tutta una serie di cose. E quindi ci terremo con il guanto di crine. E niente. Ho fatto vedere tutto? Sì, perfetto.
Fatto vedere tutto, non era niente di che. C'erano anche altre cose, ma non sono sparpagliate per la casa, penso. Sì. Quindi, poi lo farò magari in un altro video. E niente, io vi saluto. Se siete arrivati alla fine del video, mettete sempre hashtag Christmas Challenge e dimmi sotto voi nei vostri commenti. Nei commenti, nei vostri commenti, ce la posso fare. Dimmi sotto nei commenti cosa avete acquistato voi ultimamente. Ditemi la vostra. A me ho scoperto che la collana l'altro giorno, questa qua, perché a forza di intrecciarci si era rotta. Mi stavo per mettere a piangere perché questa collana ha tantissimi anni. Sono riuscita a ripararla. Ti prego, non ti rompere. Quindi sono contenta. Ah, e tra l'altro, forse online riuscirò, poi vi farò vedere, a ordinare finalmente la mia tinta, perché non riesco a trovare la mia tinta in tutto Torino. E quindi devo ordinarla perché la mia è precisamente un 766. Non riesco a trovarla. Devo ordinarla online. Per rifarmi la tinta, perché guardate che schifo di punte. Voi non le vedete, sembrano belle, ma non sono belle. E qui devo rifarmi la tinta, almeno prima di Natale. Prima della cena di Natale che vorrei fare, organizzare. Niente, vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!